Digimon a parte, benvenuti in questo nuovo video. Dietro le quince c'è un tizio che sta salutando. Perché oggi, se mi seguite su Instagram, andremo ad aprire una cosa molto bella, che infatti è qui per guardarlo. C'è arrivato un pacchettino! Perché prima di continuare con il video, se i miei video ti piacciono, iscriviti al canale, lascia un mi piace, un commento, ma soprattutto seguimi su Instagram e sul sito Viola, troverai il link in descrizione come in ogni video. Ma cosa più importante, se i miei video ti piacciono, condividili con amici, parenti sui social per aiutarmi a far crescere questa piccola community a cui tengo tanto. E per supportarmi. Questo pacco non l'ho neanche aperto su Instagram, quindi praticamente lo vedremo in contemporanea. È chiuso con lo scotch perché non l'ho ricevuto a casa mia, ma l'ho fatto mandare da amici per vedere se effettivamente ci metteva di meno. Perché ormai avete capito sicuramente che pacco è, cioè non lo nascondo nemmeno. Ma è un pacco da pop in a box, quindi ci sono tre pop all'interno. E appunto, visto che a me ci mettevano tipo un mesetto, quasi due, tra l'altro me ne deve ancora arrivare una da 2 mesi più o meno, ho preferito mandarle da degli amici che comunque volevano prendere delle pop anche loro per vedere se effettivamente arrivava prima. Ed effettivamente sono arrivate in 2 settimane. Ne manca una che non è quella che mi deve arrivare, ma è un'altra che uscirà a settembre, quindi ho fatto il preordine e qui all'interno del pacco non c'è. Il fatto dello scotch è perché loro ovviamente hanno controllato all'interno se c'erano tutte e anche dovevano prelevare le loro, quindi essendo mischiate. E quindi era stato aperto, io l'ho richiuso brutalmente con lo scotch di carta, come ha suggerito il tizio seduto lì, che risaluta di nuovo. Quindi andiamo ad aprirlo. Effettivamente mi sa che la prossima volta non le spedirò più a casa mia, anche perché qui il corriere è diverso. Sì, è diverso, perché a me arrivava con le poste italiane, qui invece è DHL. È un Non corriere. lo so, No, c'è scritto poste italiane, no, non lo so, non lo so. dipende che corriere fa arrivare fino al centro di smistamento. Non lo so, non lo so. Quindi apriamo. Ta-t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 a
tre pop che ormai le avete viste, volevo tenere nascoste, ma non so dove mettere, la mia sedia di fianco non c'è. Le tiene lui. Una di queste tre pop è arrivata un po' malconcia purtroppo questa volta, ma penso che sia un difetto di magazzino e non del corriere, perché adesso vi andrò a mostrare. Sarà la prima che vi faccio vedere. La prima, che in realtà non mi aspettavo fosse così, è questa qui di Five Nights at Freddy's. Penso di averlo pronunciato bene, non lo so. Della linea, mi pare vecchia, perché dietro ci sono le prime uscite, tra cui io c'ho Freddy e c'ho Bonnie. Però è pelosa. Non me ne ero accorta che sinceramente fosse pelosa dal sito. Quelle pelose non è che mi piacciono tantissimo, però alla fine è carina, dai. Non la sto a tirar fuori perché si può vedere da qui, qui e non mi ricordo, qui un po' è sbeccata. Si è rovinata praticamente la scatola. Se fosse stato un danno da corriere, la scatola sarebbe direttamente ammaccata. E invece qui è proprio strappata sull'angolo. Cioè, magari ce la faccio così. Qui. È proprio rovinata. E ci sono rimasto un pelino male, perché sinceramente io ci tengo tantissimo alle scatole e non le butto mai. Un po' mi dà fastidio, però alla fine l'ho pagata comunque meno di 16 euro, quindi va bene. È carinissima, non è pelosa come pensavo. Cioè, è pelosa sì, ma è come gli orsettini, quelli che li cacciavi il ciuccio in bocca. È tipo un vellutino duro, ecco. Però è carina. È un'altra di FNAF e si aggiunge alla collezione. Poi, un'altra pop bellissima, che io questa l'avevo vista sul sito. Cioè, sul sito, sulla pagina di Instagram. È questa qui. La versione... Ah ok, questa è una serie a parte, non è quella sì, di Masella. Questo qui non è del gioco, delle pop, della serie del gioco, delle pop di Monster Hunter, che cazzo adesso non lo so. È di Monster Hunter Stories, c'è scritto qualcosa sotto ma non riesco a capire. E ho preso il Rata, che in teoria dovrebbe essere quello che cavalcano loro. Eh sì invece. Eh sì, c'ha la sella. Ma negli Amiibo lo cavalcano. Quello lo cavalca. Questo lo cavalcano. Con un occhio. In realtà in Stories lo cavalchi. Sì, lo cavalchi. Sì. Lo scavalchi in quel gioco, nell'altro lo riesci. Ma io sto parlando di questo, questo lo cavalchi. In questo gioco qui, questo qui viene cavalcato ed è bellissimo, è enorme, fatto da Dio ed è fantastico. Penso che sia diventata una delle mie pop preferite, a dire il vero, proprio per i colori, per come è fatta e quando l'ho vista la volevo. La versione normale del Ratanos, penso si chiami Ratanos. Ratanos. Vabbè, lo stesso, io le pronuncio là. L'avevo regalata a Boris, infatti ce l'ha di là e si è rovinata tutta la scatola.
Cioè, ha rovinato la scatola. Io gli avevo regalato un bellissimo draghettino e lui l'ha rovinata. Vabbè, sta di fatto che questo non è della serie principale, ma è uno spin-off, però è bella lo stesso. Avevo capito qual è, però questo lo cavalcano, vedi? Ecco. E quindi si aggiunge anche questo qui che l'avevo visto ed è bellissimo. Ultima pop di questo pacco perché l'altra uscirà a settembre. Stiamo parlando sempre di Monster Hunter, sempre lo stesso gioco, il Frostpunk, l'altro mostriciattolo che è carissimo, mi piace molto di più in realtà il drago, però è così carino, è bianco e anche questo è uno di quelli che cavalcano. Non ho preso i bamboccini, quindi non ho preso l'ute e non so come si pronuncia, e Avinia, che sono questi qua dietro, li stavo leggendo, perché non mi piacciono. Non mi piacciono, questi sono molto molto più belli e tutte queste tre pop le ho pagate mi pare sui 10 euro perché tra l'altro c'è la promo che se ne prendi due invece di pagare tipo 23 o 24 paghi 22 qualcosa ed è fantastico, cioè è bellissimo, mi piace di più quello, però questo fa... è bellino, è bellino, è bellino. Sì, è la sua in realtà, è la sua, ma siccome le ha rovinate tutte le scatole, la tengo io perché almeno... Almeno rimane in condizioni decenti, perché se vi faccio vedere la scatola, l'altra che adesso andrà a prendere, vi verrà un colpo al cuore, perché sarete veramente male. Intanto ho buttato giù tutto, ma va bene lo stesso. Gli ho regalato, tra l'altro, anche una Funko Pop di Warhammer 40.000, quella blu, non quella che ho io da colorare. Quella per fortuna è ancora integra. Anche quella di Ed è ancora integra, ma quella del drago, che era la più bella che gli ho regalato, tra l'altro è stata la prima cosa che gli ho regalato, è distrutta. Ne ha un po' anche lui, però non le ha qui e quelle che ha qui sono rovinate. E infatti questa qui abbiamo deciso che la terrò io con le mie, almeno sappiamo che rimane immacolata, non prenderà la luce del sole, quindi non si scolorisce e non si rovina come esattamente questa. Lo so che state piangendo perché sto piangendo anch'io. Questa qui è quella che gli avevo regalato, che è bellissima, è fantastica. Questa è Rathalos, stavolta l'ho pronunciato bene. L'adoro, l'adoro. Però è molto più carina questa in confronto. Questa è molto più colorato rispetto a questa che è molto più scura. Mi piace molto di più questa. Sarà che probabilmente li hanno... Perché uno è buono e uno è cattivo. Questo è stato molto di più curato nei dettagli perché penso che sia, a parte uscita adesso, è nuova, rispetto a questa che è più vecchiotta hanno potuto giocarsela meglio, penso, non lo so. Però comunque anche questa è molto molto alta. Se la trovate, pigliatevela perché è fantastica e non fate di questo. Queste tre, che ne manca una, che mi ha appoggiato sulla scrivania e me l'ha ridata perché è un infame, sono le uniche pop che ho acquistate. Me ne devono arrivare due, come ho già detto, una deve uscire a settembre, quindi ho fatto giusto il pre-order ed è fantastica. Non ve lo dirò, lo vedremo quando arriva. E l'altra invece mi dovrebbe arrivare a momenti, a giorni in pratica, ma ancora non si è vista, non ne ho la più pallida idea dove sia e non ho il tracking. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi piacciono le pop. Comunque sono arrivate tutte in condizioni eccellenti. Tranne appunto purtroppo per Foxy e un po' mi dispiace perché ci tengo particolarmente tanto a quelle di FNAF. Tra l'altro devo ancora cercare il Nightmare Bonnie, comunque tutte le versioni di Bonnie perché io adoro Bonnie. Sono tutte in condizioni eccellenti e se dovete prendere delle pop vi consiglio assolutamente quel sito. Le pop si esauriscono in poco tempo purtroppo perché hanno dei prezzi convenienti, sono tenute veramente bene, arrivano in condizioni ottime, quindi alla fine fate in fretta se le volete. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto. Che ti abbia tenuto un po' di compagnia e come ho detto inizio video, se i miei video ti piacciono iscriviti al canale, lascia un mi piace, commenta, ma soprattutto seguimi su Instagram e sul sito Viola, troverai il link in descrizione come in ogni video. Ma cosa più importante, se i miei video ti piacciono, condividili con amici e parenti sui social per aiutarmi a far crescere questa piccola community a cui tengo tanto e per supportarmi. Commenta qui sotto se hai anche comprato delle pop di recente, magari da GameStop che ancora c'è la promozione delle pop a 9,98. Tra l'altro ne ho presa una, me la prendi? Ho dimenticato una. Questa qui però non viene da Pop in a Box, ma l'ho acquistata appunto da GameStop e su Instagram l'ho già mostrata e sto praticamente parlando di questa limited edition di McCree. Avevo dimenticato questa, scusatemi. A questo punto ve la mostro qui perché non saprei dove mostrarla ed è bellissima. C'era anche la versione di Soldato 76, ma non mi piaceva, cioè a me non mi piace Soldato 76. E siccome non avevo ancora una Funko di McCree perché non ho mai trovato la versione standard, ma ho trovato quella americana. Questa qui è una limited edition del 2019.
E mi pare che non sono sicura se le hanno fatte tutte di Overwatch le versioni, perché dietro non me lo dice. Però io sono contenta di aver trovato quella di McCree da GameStop. E questa qui però non passa nella prova delle 9,99, ma costerà su quei 15€, 16€ purtroppo. Sì, infatti è un po' ammaccata, ma si sa, da GameStop le pop le trattano male. Aggiungiamola, così ne abbiamo 4, sono molto più carine. Quindi fammi sapere con un commento qui sotto se tu hai acquistato pop di recente, se non le hai acquistate, se ti fanno schifo, se ti piacciono, se ce ne sono alcune che vorresti tanto ma non riesci a trovare, così da scambiare quattro chiacchiere e farci compagnia. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio, in una prossima live o su Instagram. Digimoni passo e chiudo. Ciao, ciao.